Ciao ragazze, scusate la mia voce, sembra che il raffreddore non si vuole proprio andare a questo inverno. Non so che succede, ma veramente c'è più di una settimana che sto raffreddata. Vabbè, finiamola con questo perché vi devo dire, ragazze, non mi posso trattenere di non comprare cosine. Ho stretto un po' di cose che ho comprato in ultimo tempo e vi li dovevo mostrare perché li devo aprire delle scatolette, li devo provare, li devo usare, la storia, tutti conosciamo questa storia. Allora, inizio subito a mostrarvi il regalo che ho ricevuto di questo Natale. Si trova in questa scatolina è il mio primo gelino Pandora, lo desideravo davvero molto 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 e alla fine Babbo Natale me l'ha portato. Si parla dell'anello con il fiocchettino e lo stra adoro, infatti lo metto e lo lascio lì, non lo tolgo mai. L'avevo tolto adesso giusto per farlo vedere in modo normale nella sua scatolina. Ero molto incuriosita di questi gioiellini Pandora e devo dire sembrano pezzi unici, sembra proprio dei ricordini per ogni bellissimo momento. Inizio a mostrarvi le cose che ho semplicemente comprato. Prima di tutto è questa crema anti-rughe, crema notte da Nivea con Q10 Plus. Avevo bisogno, sta per finire la mia crema notte e siccome avevo visto che è un cambiamento, una volta che ho iniziato a usare un olio notte, una crema notte, ho detto perché no, devo prenderla sempre. Si presenta così, ce l'ha 50 ml di prodotto, ancora non l'ho iniziato, giusto perché diciamo per ancora altri 3-4 giorni ce l'ho della mia vecchia crema e poi appena inizierò a usarlo vi dirò come mi trovo. Poi mi trovo bene in genere con i prodotti, devo dire questo. Poi una cosa che mi sono regalata, diciamo, prima di Natale è solo la palette, perché quelle altre cose le ho aggiunto io dopo, è questa palette di Seda Nabla, Liberty di Seda Nabla, vedete che bello. Questa era dalla collezione Artica, la collezione per Natale. Mi piace molto, devo dire che mi piace molto pure come si sente, pure come è fatta. Qua entrano sempre tea in Nabla, ma entrano pure altre cialde che ce l'hanno dietro la calamita. Questo è un ombretto, ma che l'ho aggiunto perché diciamo era l'unico che aveva la calamita sotto. La trovo molto molto comoda e molto utile, più di tutto è molto molto carina pure. Questa l'ho pagata da Bioprofumeria da Taranto, l'ho pagata a 7 euro se non sbaglio, quella normale costava 6,90 euro, allora ho preso questa che magari è più carina, più brillantinosa diciamo. Poi ragazzi ho comprato i dentifrici, sono impazzita in ultimo tempo, provo a comprare dei dentifrici più buoni, non prendo più quel Colgate normale che lo trovavo a 1 euro, adesso magari provo a comprare qualcosa che mi dà quella freschezza che io lo cerco. E mi sto trovando molto bene con il Mentadent. Questo era in offerta 1,49 euro, no, l'ho pagato 1,35 euro se non sbaglio, e ho preso 3 giusto per avere. Poi
Poi ho trovato questo sbiancante da erboristeria antica, che pure questo, questo era in offerta a un negozio vicino a casa mia, 99 centesimi, lo devo veramente provare, vediamo come mi trovo, perché sono pure altre cose da, sempre dentifrici da erboristeria antica, vediamo com'è. Poi ho comprato il mio amato, la mia amata acqua miscelante da Garnier. Avevo già ancora metà da quell'altra, ma siccome non lo trovo sempre, ho detto lo devo acquistare adesso. Il prezzo era di 5 euro qualcosa, se non sbaglio. Comunque molto molto valida, ragazze, molto molto valida, vi devo dire. Non ho bisogno più di latte demacchiante o altre cosine, questo mi basta, a togliere pure il trucco occhi, il trucco che non lo so più, il smoky, il eyeliner, qualsiasi cosa sta togliendo. Per me è una scoperta, una meraviglia proprio. Poi avevo bisogno di un temperino, siccome avevo rovinato tutti i temperini di mio figlio con le mie matite, e in stesso tempo ho rovinato le mie matite occhi o labbra, ho detto è il tempo di comprare il mio temperino. Questo l'ho preso da Auchan, l'ho pagato a 2 euro, non so se è valido o no, comunque lo provo. Mi dovete dire che temperino devo acquistare che è veramente valido e mi crea quella punta che sto molto desiderando. Ho visto tante ragazze nei loro video che usano proprio le matite con una punta perfetta, le mie non escono mai, orribile, lo so, mi sto arrabbiando per questo. Spero che sarà valida, se no ditemi voi quello che devo veramente acquistare. Poi ragazze, ho trovato in offerta, era 85 centesimi, 89 centesimi, questo shampoo non è per me, per i miei maschi, magari il mio maschio grande. Palmolive Naturals anti dandruff, anti forfora, con menta. Sì, si sente di menta, comunque per loro va bene. Comunque poi il mio compagno mi ha portato questi tester da Iodeima. Questo è per uomo, acqua di uomo, e questo è Iris, che ragazzi è il dupe di Alien. Io stra amo Alien, ma non ho mai riuscito a comprare il vero Alien, perché mi sembra un po' troppo caro per un profumo. Questo assomiglia veramente veramente molto con lui, ma non lo so perché in ultimo tempo, diciamo in ultimo anno, io non riesco più a sopportare il profumo. Non lo so che succede, forse per il fatto che sto sempre a casa, allora con profumo non mi metto mai. Se devo andare, ho visto che mi dà fastidio, allora non lo uso proprio e basta. Mi dispiace, perché prima ero un amante dei profumi. Poi ho preso questi massi dischetti struccanti, questo è Panorama Pam, insomma gli ho pagato 1,35 euro, siccome vi avevo detto che mi avevo abituato con questi dischetti maxi, ho detto li devo prendere perché sono molto comodi, più comodi di quelli piccolini veramente, e questi sono 50 dischetti, penso che per una settimana o due mi mantengono. E poi me li devo riacquistare, vedo che sono cuciti al dintorno, speriamo che sono buoni. Ultime cosine che ho comprato sono in realtà questi rossetti Wet n Wild, già famosi rossetti matte da Wet n Wild.
avevo già visto su internet diverse ragazze, siccome mi trovavo nel OVS, li ho trovato 2,99 euro e ho acquistato due mochalicious, che è questo qua, che lo indosso adesso. La pecca loro è che non entrano totalmente dentro, rimangono per un po' fuori. E, diciamo che devi essere attento per non rovinarli. Il secondo è Barry Toll e questo è un nude. Un'altra pecca è l'odore. All'inizio, appena messo, mi dà un po' fastidio l'odore perché non è che fruttato o qualcosa di genere, un po' non saprei dirvi come, ma a me personalmente mi dà un po' fastidio. Lo indosso adesso, ancora devo pensare che matite devo comprare per abbinarla, perché in genere a me i rossetti mi piace mettere la matita per contorno labbra o per riempire le labbra e poi dopo aggiungo il rossetto. Devo ancora testarli. Il finish non è matte per seccare le labbra, è un finish matte vellutato. È una cosa buona che non secca le labbra, ma devo pure dire che guardate, lascia la macchia, e questa cosa forse non mi piace perché forse volevo di più un rossetto che è no transfer, perché in genere questo volo da un rossetto e più di tutto da un rossetto che è MAC. Ma quanto costa, ragazze? 2,99 euro. E niente, e li trovo molto 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 mali. Questa è la mia spesa, questo è il mio regalo di Natale. Spero che sia stato interessante. E ragazze, forse questo veramente è il mio ultimo video per questo anno. Vi devo augurare un bel 2016 con tante visualizzazioni, tanti iscritti ai vostri canali, no, con tanta felicità per voi, tante realizzazioni. E come volete voi essere questo anno? Come vi sentite voi che deve essere questo anno per voi? Vi auguro tutto il bene del mondo. Ciao, auguri!